Vediamo più in dettaglio come funziona il motore di Stirling della 3B Scientific. Abbiamo detto che è un motore in configurazione beta e il volume dell'aria cambia in base al movimento del pistone di lavoro. L'aria occupa questo volume, che è il volume minimo, cioè si trova nel cilindro di compressione dove c'è il dislocatore. Quindi l'aria si trova intorno al dislocatore, il dislocatore chiaramente non permette l'ingresso dell'aria, e poi si trova anche nell'intercapedine, quindi tutta questa parte colorata in grigio rappresenta il volume a disposizione dell'aria, il volume minimo da 32 cm cubi. Quando però il pistone di lavoro, che è questo, arretra, si rende disponibile all'aria anche il volume del cilindro di lavoro, che sono altri 12 cm cubi. Quindi l'aria complessivamente occuperà un volume massimo, questo è il volume V2, da 44 cm cubi. Perciò il movimento avanti e indietro del pistone di lavoro modifica il volume dell'aria a disposizione dell'aria da un minimo di 32 a un massimo di 44 cm cubi. Questa è la situazione di volume minimo con l'aria che arriva soltanto fino all'intercapedine, e questa è la configurazione di volume massimo, con l'aria che, oltre a stare nel cilindro di compressione intorno al dislocatore, occupa anche tutto il cilindro di lavoro.